tornati in diretta alle 10.02, amici delle fonti TV, stiamo seguendo naturalmente i mercati, vediamo come il nostro indice oggi abbia iniziato la contrattazione in territorio positivo, assolutamente positivo, perché in questo momento guadagna l'1,49%. I listini del vecchio continente hanno aperto la contrattazione di questo mercoledì con il segno più, dopo anche ciò che è accaduto in America, di cui parleremo peraltro tra poco. Ne parleremo con Sara Silano, Morningstar Italy, che torna a trovarci come ogni mese. Buongiorno Sara. Buongiorno a tutti voi. Il nostro appuntamento con Marketstar, che fa un po' il punto della situazione sui mercati in generale. Io accantonerei per un istante solo, Sara, il risultato delle elezioni di midterm in America, di cui peraltro tra poco entreremo nel dettaglio, ma perché volevo fare un po' il punto con te su quella che è stata la situazione del mese di ottobre, che insomma ci siamo lasciati alle spalle, che direi è stato negativo. Adesso qualcuno l'ha definito addirittura mese horribilis, anch'io ho voluto poi nel nostro titolo metterlo, no? Mi dirai tu se sei d'accordo con questo termine, perché è stato negativo per le principali piazze finanziarie mondiali. Detto ciò, dimmi se secondo te è stato proprio un mese orribile e quali hanno sofferto di più a tuo parere? Sicuramente è stato un mese da dimenticare per gli investitori azionari, i principali indici hanno sofferto tutti, ha sofferto più di tutti Piazza Affari, ancora una volta ha pagato il prezzo più alto, lo sappiamo, ne parleremo ancora in seguito, delle incertezze politiche, delle tensioni con l'Europa, tutti fattori che hanno pesato negativamente, ma ha sofferto anche Wall Street, che invece era stata un po' una borsa trainante nei mesi scorsi. Ha sofferto proprio con quei titoli che avevano fatto la forza e il vantaggio, cioè quelli tecnologici. È vero, dall'inizio dell'anno Wall Street rimane positiva, però sicuramente questa battuta d'arresto, queste vendite che ci sono state in particolare sul settore tecnologico, hanno pesato negativamente. E infine le vendite hanno interessato anche i paesi emergenti, ancora i mercati azionari emergenti, in particolare l'Asia Pacifico. Ora qui il discorso è prettamente legato a le tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti. Abbiamo visto qualche prova di disgelo nell'ultima settimana, però sicuramente è uno dei temi che gli investitori guardano con maggiore interesse. C'è poi il discorso Cina in sé, quindi crescita economica che sembra più debole di quanto le statistiche ci vogliano dire, le statistiche ufficiali, e l'abbinamento soprattutto tra politiche di riduzione dell'indebitamento, politiche fiscali rigide, comunque sembra che inizia a pesare in Cina. Quindi la Cina è sotto due fronti, quello della guerra commerciale dei dazi e quello proprio della crescita interna. Ecco, adesso poi sarà curioso anche probabilmente nei prossimi mesi capire, così mi ributto sulle elezioni, andiamo in America, sulle elezioni di midterm, come anche Trump eventualmente cambierà l'approccio rispetto a determinati aspetti della sua politica, insomma, tra cui c'è quella dei dazi, no Sara? Questo magari lo capiremo tra un po', sei d'accordo? È uno dei punti interrogativi. Sicuramente oggi è il giorno dopo le elezioni di metà mandato, il giorno dopo le elezioni in America più importanti dopo quelle presidenziali, quindi immaginiamoci, aspettiamoci grandi dibattiti, aspettiamoci anche che verranno fatte delle proiezioni, delle previsioni su quelli che potrebbero essere i movimenti futuri che interessano anche i mercati. Ora, dal punto di vista abbiamo visto la Camera è andata ai democratici, il Senato sì, come da programma, diciamo, come da previsioni più come da programma, era quello che era largamente atteso. Nell'immediato ci sarà tanto rumore, questo rumore generalmente ha pochi effetti di lungo termine sui mercati, ricordiamocelo, è il quotidiano della politica, del dibattito politico. Sicuramente la ripresa dei democratici, anche se per alcuni è stata inferiore a quello che ci si poteva aspettare, come vero, successo, potrebbe portare margini minori di libertà di manovra da parte del presidente Trump e quindi reazioni imprevedibili dai mercati. Dall'altro lato bisognerà vedere un'altra questione che è più interna, e quella se i democratici riusciranno comunque a riportare l'attenzione sul tema previdenziale, quindi delle politiche
politiche previdenziali e a questo punto anche indebolire quello che era stato uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione Trump. Quindi per capire anche l'impatto sugli investitori, Sara, bisognerà prima capire come si muoverà Trump, no? su questo. E cosa potrà fare e in cosa verrà maggiormente ostacolato. Chiaramente i mercati dicono se ci fosse stata una forte sconfitta di Trump, probabilmente la reazione dei mercati sarebbe stata molto negativa, ma siamo ai discorsi del giorno dopo. Questo atteggiamento invece che raffredda un po' gli atteggiamenti più estremi di Trump potrebbe in qualche modo aiutare i mercati, ma ricordiamo che la politica è solo uno degli aspetti che gli investitori considerano e soprattutto non considerano il dibattito, i rumors del giorno dopo. No, certo, insomma diciamo che siamo nella terra di mezzo, giorno prima tutte le premesse, le previsioni, giorno dopo ovviamente restiamo ancora nell'ambito del possibile, del condizionale, questo è chiaro. Torniamo ancora a parlare un istante però sarà del mese di ottobre, no? Perché è stato un mese che ha visto anche vendite sui principali indici europei e ci sono tante ragioni, lo dicevi anche tu poco fa, no? Però se le possiamo riassumere perché l'obiettivo è anche quello di capire come, cioè, l'atteggiamento da tenere da qui in avanti, no? Sulla base di quello che è successo. Diciamo che l'Europa, tutti i mercati europei sono stati penalizzati, ad ottobre ci sono state delle vendite, sembra che gli investitori siano entrati in modalità risk off, cioè significa abbiamo spento il rischio, cioè siamo diventati più avversi al rischio di quello che erano prima, e lo abbiamo visto anche già a settembre nei flussi verso i fondi di investimento, laddove ci sono state appunto dei riscatti che hanno superato le sottoscrizioni, quindi una raccolta netta negativa. Le ragioni sono molteplici, la situazione italiana è sicuramente una di queste ragioni. La revisione dei giudizi delle agenzie di rating, dell'outlook delle agenzie di rating sull'Italia è un'altra delle ragioni che ha creato grande incertezza. Poi abbiamo avuto alcuni dati economici in effetti che non sono stati favorevoli, anzi sono stati deludenti, sono state tagliate delle stime di crescita per il 2018-2019. Alcune trimestrali non hanno soddisfatto e poi ultima è arrivata un'altra notizia politica che è importante soprattutto per l'Europa, ossia l'annuncio che il cancelliere Angela Merkel comunque lascerà poi a fine mandato nel 2021. Questo è un altro aspetto sicuramente da tenere in considerazione, non tanto per la Germania in sé o per chi investe in Germania, ma proprio per chi investe in tutta Europa, per il ruolo. Beh, parliamo della locomotiva europea, quindi evidentemente il cambio, poi voglio dire, diciamo che detto un po' con un sorriso, Germania e Merkel erano tutt'uno, no? Nel senso che bisogna capire come ci abitueremo a ragionare sulla Germania senza Merkel. E come appunto lei che ha supportato fortemente l'idea di Europa, chi verrà dopo di lei, che idea di Europa avrà in mente, peraltro che è in discussione perché poi ci sarà un Eurogruppo straordinario a fine mese, oggetto ordine del giorno sarà proprio, come dire, l'eventuale ricostruzione dell'Europa o comunque la nuova visione dell'Europa, questo è chiaro. Ecco, questa è una parentesi che è doveroso fare, anche visto i rapporti del nostro paese con l'Europa in questo momento. No, abbiamo ancora visto ieri quello che è successo, insomma ci è ancora stato detto, la nostra manovra finanziaria va modificata, ce l'hanno detto tutti i ministri europei, quindi probabilmente saranno mesi di grande attenzione su questo fronte. Diciamo che l'incertezza politica ovviamente dopo le ultime elezioni in Italia non si è ancora dissolta, questo è chiaro, poi in questo momento è enfatizzata e accentuata dallo studio e dalla revisione eventuale della manovra, però bisogna capire, Sara, quanto è costata agli investitori proprio in fondi azionari specializzati in Italia questa incertezza politica che, ripeto, non è ancora terminata. Siamo in una fase di incertezza politica, l'incertezza politica non piace ai mercati e il mercato italiano ha sofferto. Noi abbiamo calcolato, proprio facendo le medie sui rendimenti dei fondi azionari Italia, abbiamo calcolato che chi, se un investitore ipoteticamente avesse deciso di investire su Piazza Affari il 5 marzo, cioè il giorno dopo le elezioni, oggi a metà ottobre, diciamo nel pieno della turbolenza, l'analisi è stata fatta fino a metà ottobre, da marzo a ottobre, avrebbe
avrebbe perso circa il 10%. Dopo l'insediamento del governo di Conte la perdita sarebbe stata ancora maggiore. Quindi stiamo parlando comunque di cifre importanti perché? Perché, lo dobbiamo ricordare, per l'investitore, quindi che si vede i più e i meno nel suo portafoglio, una perdita del 10%, che è comunque alta, non la recuperi comunque con un più 10%. La matematica ci insegna che serve molto di più, e ancora di più per una perdita del 16%, che noi l'abbiamo calcolato, servirebbe un più 19% della borsa italiana per recuperarlo. Quindi bisogna avere la consapevolezza che questo tipo di perdite nel breve periodo fanno veramente soffrire molto l'investitore, certo. E non è detto che basti un anno per recuperarle. Ovviamente il debito italiano pesa molto negli indici obbligazionari governativi euro e di conseguenza nei fondi che li replicano. C'è il rischio che questi ultimi vendano i nostri titoli di Stato? Adesso io, giusto per farmi un'idea, stavo riguardando lo spread che è a 289 punti base in questo momento, e poi prendo i titoli di Stato, così ci concentriamo su questi, 3,32 adesso. C'è questo rischio, Sara? Ecco, bisogna ragionare in termini di che cosa fanno o hanno già fatto le agenzie di rating. Infatti dobbiamo ricordare che comunque, allora, l'Italia ha un peso importante negli indici governativi in euro, perché comunque abbiamo il debito pubblico, un debito pubblico tra i più grandi al mondo, e quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Secondo le nostre statistiche, ad esempio, l'Italia pesa per il 26% nei portafogli in media dei fondi governativi in euro, quindi questo aspetto sicuramente è importante. Cosa potrebbe accadere se l'Italia, il debito italiano, diventasse junk, cioè diventasse livello di spazzatura, se scendesse sotto il livello investment grade, che è quello considerato importante? Allora, a questo punto sicuramente uscirebbe dagli indici che sono indici investment grade e entrerebbe in indici che sono invece più rischiosi, e gli investitori e i fondi che seguono questo tipo di indici dovrebbero fare lo stesso. Quindi il rischio sarebbe di una vendita massiccia da parte degli investitori, quindi dei gestori di fondi del debito pubblico italiano, proprio perché non lo possono più tenere in portafoglio perché è diventato troppo rischioso. C'è da dire quante probabilità ci sono che si arrivi a questa situazione. Per il momento sono ancora piuttosto basse. Uno, perché non basta un downgrade di un'agenzia di rating perché l'Italia esca dai portafogli, e dallo stesso tempo c'è un aspetto positivo, cioè la capacità di generare un avanzo primario da parte dell'Italia, che rimane ancora un effetto positivo e stabilizzante da questo punto di vista. Bene, allora Sara, poi magari se vogliamo aggiungere qualcos'altro sulle questioni che abbiamo affrontato ci torniamo, però mi piacerebbe, con te lo facciamo sempre, parlare anche dell'andamento dei mercati emergenti. Perché è chiaro, lo diciamo sempre, non è che possiamo fare un discorso complessivo, no? Ci sono diversità da paese a paese. Per esempio il Brasile, partiamo da qui, ha conosciuto un vero e proprio rally nell'ultimo mese. Mi chiedo se sia l'effetto elezioni o se ci siano altri elementi che hanno portato al rally. Sì, è stato, infatti, se si prendono i mercati emergenti nel suo complesso si vedono dei dati mediamente negativi. In realtà, se poi andiamo a guardare i singoli indici emergenti, ci sono state importanti eccezioni. Il Brasile è stato uno di questi, a ottobre ha guadagnato circa il 23%, quindi un risultato importante. Le elezioni hanno avuto il suo peso, si è affermato il candidato del Partito Social Liberale, diciamo, al ballottaggio, e quindi questo è un aspetto che i mercati hanno letto positivamente, non solo perché l'agenda economica di questo nuovo presidente è più favorevole ai mercati, semplificazioni fiscali, si parla di privatizzazione di aziende controllate dello Stato, si parla di riforma delle pensioni. Se però, ecco, queste sono tutte promesse elettorali, in realtà quello che forse dà più conforto agli investitori è il fatto che il presidente abbia accennato a scegliere un ministro delle finanze che comunque è una persona esperta di economia, che ha studiato a Chicago, che ha una sua comunque competenza forte, e che quindi i mercati ritengono
capace di poter adatto ad affrontare queste sfide. Bisognerà vedere poi chiaramente il Parlamento come voterà e come effettivamente il Presidente riuscirà a portare avanti. Vabbè, come per gli altri ragionamenti che abbiamo fatto sia sull'America che sull'Italia, siamo ancora nell'ambito dei se. Sì. È chiaro che però i mercati, come sta succedendo in Italia al contrario, no? Stanno reagendo e reagiscono, e di conseguenza tutti gli investitori, ma è ovvio, sulla base delle scelte che si fanno, no? Dell'atteggiamento che si tiene, questo è chiaro. Allora, sfide ce ne sono tante, abbiamo usato questa parola, anche su un altro fronte, parliamo adesso dell'industria dei fondi, mi pare di capire che ci sia grande fermento, questo a cosa è dovuto? In effetti un po' il discorso è collegato, perché comunque i mercati sono diventati più sfidanti anche per chi fa di mestiere il gestore di fondi, dopo un periodo invece che era stato relativamente più facile. Però l'industria dei fondi deve affrontare delle altre sfide che sono legate alla normativa. All'inizio di quest'anno è entrata in vigore la MiFID 2, quindi che ha imposto comunque alle case di gestione maggiore trasparenza, soprattutto maggiore trasparenza sui costi. Bisogna ricordare che ora gli investitori hanno una chiara evidenza di quelli che sono i costi che sostengono per i loro investimenti, quindi c'è un tipo di pressione che è legato a questo aspetto, un tipo di pressione che è legato alla crescente popolarità di investimenti a basso costo, quindi passivi indicizzati, ETF o fondi passivi, e anche alla consulenza finanziaria che comunque prende sempre più importanza nella costruzione dei portafogli. Quindi sostanzialmente tutto ciò si traduce in una difficoltà ad avere margini come si avevano un tempo, margini di guadagno come si avevano in un tempo, e quindi margini più ristretti, che probabilmente, questa è la grossa sfida per le società di gestione, dovrà essere affrontata non più aumentando le commissioni fatte pagare agli investitori, proprio perché gli investitori ora le vedono molto chiaramente, e quindi da questo punto di vista non si potrà più intraprendere questa strada. Probabilmente quello che farà la differenza saranno proprio le capacità di gestire bene il denaro che gli viene affidato, e la capacità anche di farlo con economie di scala e quindi con costi competitivi. Allora Sara, perdonami solo un istante, perché volevo, e tanto li guardiamo insieme prima di passare a un'altra domanda, sono stati pubblicati i dati Istat che riguardano il nostro paese, le vendite al dettaglio italiane, giusto per renderci conto, come dire, di come l'economia è percepita e anche di come sta andando, no? Visto che stiamo parlando anche di come sono andati i mercati finanziari nel mese di ottobre, di come stanno proseguendo adesso. Allora, sono dati che riguardano settembre 2018. L'Istat stima che le vendite al dettaglio siano diminuite rispetto al mese precedente dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. La variazione negativa riguarda soprattutto i beni non alimentari e non risparmia i beni, però non risparmia nemmeno i beni alimentari. Su base annua le vendite al dettaglio diminuiscono del 2,5% in valore e del 2,8% in volume. In flessione sia le vendite di beni alimentari sia quelle di beni non alimentari. Abbiamo una flessione, insomma, anche qui. Anche qui un ulteriore dato che si accoda agli altri usciti nelle settimane scorse su un possibile rallentamento dell'economia. Esatto. E qui ci riporta al discorso: saremo in grado di far crescere il prodotto interno lordo, che poi è proprio l'insieme di tutti questi dati qui, in modo sufficiente da sostenere una maggiore spesa e quindi un maggiore indebitamento del paese? Ci servirebbero veramente dei livelli che nel momento attuale è difficile diciamo vedere. Che a livello di dati macro ultimamente ci stiamo abituando un po' perché comunque sappiamo che l'economia italiana stenta un po' a ripartire in generale, no? È vero che in generale quella europea, l'abbiamo visto poco fa parlando dell'andamento dei mercati, sì, in altri paesi dell'Eurozona è in crescita ma sempre un po' rallentata, quindi diciamo che ci sono condizioni macro generali che non stanno aiutando l'Europa a ripartire con il piede giusto. E neppure l'Italia. No, e appunto, poi l'Italia è sempre stata considerata proprio per i dati il fanalino di coda, quindi immaginiamoci, se si parla di rallentamento europeo, che cosa può accadere a quelli che sono i paesi deboli, e purtroppo l'Italia è uno dei paesi più deboli, non è più che possiamo… Deboli, sì, sicuramente lo
abbiamo visto anche con gli spread, in effetti sì, a differenza sì. di quello che era accaduto nel 2011, qui non, l'allargamento dello spread, del differenziale tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi c'è stato in maniera molto ampia, non c'è stato ad esempio tra i titoli di Stato spagnoli e quelli, e quelli tedeschi, quindi il rischio si è concentrato sull'Italia. Va bene, comunque avete sentito amici, rallentamento ancora anche per quanto riguarda le vendite al dettaglio italiane sia su base mensile che su base annuale, poi naturalmente ciascuno farà le sue riflessioni in attesa di capire anche quello che accadrà in modo più specifico. Allora cara Sara, ho tenuto apposta e appositamente questa domanda per ultima, che penso che possa essere un po' anche il riepilogo di tutti i punti che abbiamo analizzato oggi. Domani, ne avevamo già parlato un mese fa ma ormai ci siamo, ci sarà la Morningstar Investment Conference 2018 a Milano, quindi oltre a chiederti qualche riferimento, di dare qualche dettaglio, inizio, fine, orari, eventualmente qualche nome di relatore che parteciperà, ma questo a tua discrezione, sarebbe interessante capire di cosa parlerete nello specifico. Credo che toccherete un po' tutti questi punti che abbiamo, su cui abbiamo ragionato. Sì, la conferenza durerà tutta la giornata fino alle 4:30 dalle 9 del mattino alle 4:30 del pomeriggio, sarà l'Unicredit Pavilion qui a Milano. Piazza Gaeulenti, giusto per dare Piazza Gaeulenti, e toccheremo un po' tutte queste sfide. Apriremo in effetti con un keynote speech di Silvia Merlet del Bruegel Think Tank, quindi questo grande pensatoio, ecco, che appunto ci parlerà proprio di Europa, di riforma della governance europea, e farà riferimento anche specifico alla situazione al rapporto Italia-Europa, quindi sicuramente è di grande attualità. Avremo poi altri importanti relatori che presenteranno le loro view macroeconomiche, come il professor Rossi dell'Università Bocconi. Avremo un ampio dibattito sul settore bancario italiano a partire da alcune previsioni e valutazioni del nostro Morningstar analyst sul settore bancario Johan Scholz, e quindi anche delle sfide future, innovazione, regolamentazione eccetera del settore bancario. E nel pomeriggio avremo una sessione intera dedicata invece al climate change, quindi ai cambiamenti climatici e all'impatto sui costi dei cambiamenti climatici per l'economia, e come gli investitori possono misurare nei loro portafogli o analizzare le aziende proprio dal punto di vista dei rischi legati al clima. Ok, quindi insomma una giornata molto intensa, molto ricca, che prevede anche, immagino, un'affluenza insomma di un certo tipo, di un certo livello. Abbiamo attualmente superato abbondantemente i 600 iscritti, quindi insomma siamo ottimisti, nonostante il tempo a Milano in questi giorni sia piuttosto uggioso, però pensiamo che la pioggia viene meno possa... voglia di andare a farsi i giri nei parchi, ma è anzi di andare ad ascoltare conferenze, conferenze come queste. Peraltro lo seguiremo anche noi delle fonti, ci sarò anch'io, mi fa molto piacere, perché sarà molto interessante e saremo anche in collegamento durante la giornata con i nostri amici, quindi la seguiremo, diciamo che la faremo seguire a distanza anche a chi non, per chi non può esserci, ma c'è ancora possibilità di intervenire, sì? Di iscriversi, perfetto. Ancora. Ok, quindi si può far tutto sul sito della Morningstar Investment Conference 2018 di Milano. Allora, se non l'avete ancora fatto, insomma, domani la Morningstar Investment Conference 2018 di Morningstar, insomma, è molto interessante, ci saranno tanti relatori dalla mattina fino alle 16:30 in Piazza Gaeulenti a Milano. Sara Silano, abbiamo dimenticato qualcosa? Penso che no. Più o meno abbiamo detto tutto. Oggi la giornata sui mercati pare positiva, più 1,34 per quanto riguarda il nostro indice. Guarda, faccio un giro di indici con te del vecchio continente prima di salutarti per vedere se c'è qualcosa di rilevante, ma credo che non ci sia. Il DAX è in territorio positivo, più 1,27, il CAC di Parigi territorio positivo, più 1,42, nettamente sopra la parità. Il nostro indice l'abbiamo già visto, l'IBEX anche più 1,69, anche la Borsa di Londra, che aveva iniziato la contrattazione più debole in territorio negativo, ha superato un punto percentuale, siamo più 1,01 in questo momento, quindi ci dà delle speranze, anche perché avevamo visto invece che Tokyo aveva chiuso leggermente negativa, sì, quindi le borse asiatiche
c'era ancora incertezza su come muoversi nel dopo elezioni, invece sembra che l'Europa abbia già preso una direzione. Esatto, nonostante dato le borse asiatiche, nonostante la chiusura positiva di Wall Street, che ieri non ha temuto più di tanto le elezioni di midterm, forse perché insomma, le previsioni erano abbastanza quasi scontate, ecco, brava, scontate, cosa che è accaduta effettivamente. Va bene, grazie a Sara Silano, con il nostro appuntamento Market Star di Morningstar Italy, a domani in Piazza Gaolenti. Grazie a voi. Grazie Sara Silano, naturalmente sulle fonti ci ritroviamo tra un mesetto, tra un sempre mese, il mercoledì. Allora vi faccio, amici, un po' un riepilogo di quello che accadrà subito dopo sulle fonti, perché dopo la pubblicità vi lascio per una mezz'oretta in compagnia della collega Annalisa Lo Spinuso, che con un suo ospite vi parlerà di asset allocation. Si continuerà sul tema investimenti sostenibili e responsabili, quindi insomma molto interessante, restate con noi. Subito dopo tornerò io con Fabrizio Iorofili, quindi fondamentale titoli resilienti, sono curiosa di capire, di sapere cosa ci porterà oggi Fabrizio, e poi proseguirà insomma la nostra programmazione con i certificati, che è un altro momento importante del mercoledì. Ci vediamo dopo qualche istante di pubblicità e torniamo in diretta.